chiamavano bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa né l'uno né l'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure amore. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo l'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dar cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al loro dovere vengono meno, ma non quando sono in alto uniforme, l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sagrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio, bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amore profano.